Leonardo a Milano dipinge un'altra opera discussa e famosa, L'ultima cena. Sì, ci troviamo di fronte a una riproduzione in scala di quello che doveva forse essere L'ultima cena appena Leonardo l'ha finita. Noi abbiamo ricostruito questa ultima cena in modo da vedere quello che c'era veramente. Addirittura nella tavola si vedono i pani, i frutti, i pesci, i piatti. Vedete che i piatti sono colorati, blu, verdi, perché riflettono il colore di ogni singola tunica. Questo ci dice, per esempio, che i piatti sono fatti in peltro. Poi abbiamo trovato alcune cose all'interno del quadro molto interessanti. Semplicemente Gesù ha una tempia con un buco, un piccolo buchino. Leonardo ha utilizzato un chiodo per puntarlo al centro prospettico di questo, diciamo così, muro, quando era ancora vuoto, dove ha tirato le linee per congiungere poi tutte le linee prospettiche che gli sono servite per costruire poi la stanza virtuale, perché questa rappresenta una stanza virtuale dentro la stanza del refettorio a Milano. Abbiamo ricostruito gli arazzi, gli 8 arazzi che si trovano intorno. Qui per esempio ci troviamo con 1, 2, 3 che devono essere finestre, perché sono le stesse finestre che poi ci sono nel refettorio da questa parte. Lì ci sono 3 porte, devono essere 3 porte perché sono molto basse. Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie, è come se noi fossimo a Santa Maria delle Grazie. Cose curiose, per esempio il famoso coltello che alcuni dicono essere di un assassino. Non è vero niente, semplicemente il coltello deve essere qua, questo braccio è di Pietro, in questa posizione, deve essere così perché così viene riconosciuto dalle persone. Un'altra delle tante fesserie che si raccontano su Leonardo: Maria Maddalena non può essere una donna, semplicemente intanto ci dovrebbe essere in 14, ma poi semplicemente perché questo è il modo di rappresentare Giovanni nella storia, doveva essere fatto così per essere riconoscibile dalle persone. Quindi non c'è un mistero, allora, un segreto. I segreti siamo noi che vogliamo cercare per forza dei misteri e dei segreti, volendo però trovare un qualcosa di molto curioso e molto interessante, secondo me c'è qualcosa che manca. Ed è molto importante, e che la cosa incredibile è che è presente in tutte le ultime cene prima di Leonardo e tutte le ultime cene dopo, addirittura è presente nelle ultime cene fatte come copia di questa. Le aureole, non ci sono le aureole. Questo ci dice molto sulla, cosa sta ad indicare? Sul fatto che Leonardo forse voleva rappresentare queste persone come persone terrene, umane, persone normali, non voleva rappresentare delle persone sovrannaturali con dei superpoteri, come diremmo noi. In realtà per Leonardo quindi queste sono persone del popolo. Addirittura si racconta che alcune volte lui le andasse a pescare tra i milanesi, siamo a Milano, lui gira, fa e progetta le sue cose, e in questi manoscritti lui segna ogni tanto delle persone, le fisionomie delle persone che poi riporterà nell'ultima cena. Addirittura si può anche ipotizzare che lui avesse usato dei trucchi, delle tecniche rinascimentali come quella della candela. Io metto una candela qui, una persona, e addirittura posso tracciare la silhouette dell'ombra per avere già l'opera pronta. Ci sono delle cose incredibili all'interno di questa ultima cena, perché abbiamo ricostruito anche le 3 lunette superiori con addirittura l'azzurro e l'oro dei committenti. Una cosa curiosa, il tavolo è troppo grande per stare nella sala. Prospetticamente è sbagliato, nel senso che Leonardo ha realizzato il tavolo e le persone in scala doppia rispetto al reale. Poi ci sono delle cose molto belle che sono uscite fuori, per esempio dietro Gesù si vede un paesaggio come lui sapeva fare, addirittura quasi lo stesso della Vergine delle Rocce, con la tecnica del velato, delle cose che lui conosceva benissimo perché aveva studiato anche l'ottica. Addirittura è uscita fuori un'intera città, come fosse una specie di città ideale come lui le ha progettate.